Benvenuti, benvenuti con la ludoscoperta di oggi in cui scopriremo subito Ark Ascended e per vedere un po' com'è, un po' di ciccia, un po' di cose. Dai, dai, scopriamo Pilla Matonna, scopriamo Pilla Matonna. Allora, prima cosa che ti chiedo, per favore, oh mio Dio, l'audio. 50% è ancora alto. 30, create game, da media, Ci mod. sia solo di Island Giustamente, come la mappa Day attualmente. One non è che hanno fatto. Guarda, sono tutti pieni! C'era poco hype! Non era atteso, eh! No, no, per niente. No, 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 mi frega un cazzo nessuno, A te lo parte dico quello privato che è a 0 su 70. io. Guarda, sì, gli ho messo nascondi pieni. Un test, infatti, è chiuso, non ha la password, solo per quello. Cioè, allora, c'è un Small Tribes, 69 persone. Ping 300. Sì, vabbè. Scusa, ma non dovresti mettermi in ordine di ping? Ho cliccato lì. Infatti Cazzo di quello più cane! basso, vabbè, c'è quello più basso, Ale, Asia PvE The Island 86. Ma il Gli più altri basso è asiatico. Andiamo! in che senso? Ingresso fallito. Molto bene. Iniziamo bene. Iniziamo abbastanza bene. Riprovo. No. Ingresso fallito, niente. È proprio quello sotto, sono 184. 184 di ping. Però vai a quello Ma è 117. tantissimo. Ho capito. Questi sono. Entro in un server asiatico che pinga merda, pieno di gente, dove anche i dodo mi vogliono violentare e poi uccidere, ma davvero? Può essere. E può essere, Però fidati. vedi che ti sta facendo entrare, Non è vero? vero, è tutto bloccato. Allora, creiamo progetto gaming, partita privata senza password, la gente che entra a caso. Bravissimo. Facciamo così? Vai, vai, che Vai. c'hai? Immagina che cazzo arriverà adesso. Le scimmie urlatrici. Non mi sembra un enorme passo avanti. Creazione del PG. Lo sfondo sì, è Oh, poi capito. parlo ciccio. visto. Eccomi. No, dov'è il ciccio? Eccomi. Il colore della pelle, non lo so. Oh mio Dio. Il Cioè, ti vampiro di riflette. Twilight, se Madonna. Composizione del corpo. Lottatore di sumo. No, cos'è? Bello! Col panza. Bello, uomo di panza, uomo di sostanza. Zona di spawn. Non vedi che anche la mappa però è cambiata un po'. Sì, l'ha resa un pochino più moderna, ma il concetto è Esatto. esattamente uguale a prima, eh. Sì, esatto, sì. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Ok. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, Survivor. You may be the only one who can. Bene. Andiamo bene, proprio bene. Ci siamo signori, vediamo che cosa ci offre il nuovo Ark. Raga, fermi. È ottimizzato con il culo. Con il culo. Mettiamo il preset basso. Mamma mia. Vabbè, ma ancora prelancio, Ale. Maracco. No. Non ne devo fare single player, raga.
Sì, non devi fare partita dedicata perché così. Sì. Proviamo, facciamo la cosa più semplice di tutte per Quella con le metterlo meno in 5 difficoltà. Ah, vedi, è molto più discreto l'indicatore di quello che stai raccogliendo. Lo vedi sulla sinistra? Sì. Se è più piccolino, ti dice guarda per 9 più. Il menu è identico, è tutto uguale. Oddio, è cambiato un pochino. Cioè, nel senso Dai! è uguale, ma un po'. È identico. Anche la roccia, vedi, esteticamente è differente. Tipo così, Differente. non l'avevamo mai vista. No, C'è un esatto. dettaglio molto maggiore. Cioè, io Sì. sono a grafica bassa in questo momento, capite? E se provi a metterla alta, mi Muoio. servono più neanche la live su Discord. Provo, raga, ma. Anche perché sei in single player, quindi non c'hai un, tra virgolette, server dedicato, aperto. Io provo, ma. Per Se larga lo rimetti basso. un istante guardate che cos'è la grafica epica. Scusa, computer. Ti chiedo umilmente perdono. Io sono ancora nel menu, ok. No, la. Ok, è epico anche un po'. Boh. Un po' tanto. Ah, vedi, non esplode più la roba. Visto anche l'albero si spezza più in parti. Sì, ma anche in realtà il rumore che fanno i È dino è diverso. cambiato. Allora l'ho reso leggermente più realistico, dai, quando almeno spacchi la roba, Sì. è La proprio. vera domanda è, questo giustifica l'acquisto ex novo del gioco? Scopriamolo. Intanto stanno combattendo, ecco lì. Guardiamo da Sì. vicino com'è. I cespugli mi sembrano un po' più alti rispetto a quell'altro, leggermente forse. Ma non solo, sono meno delineati. Nel Esatto. senso, tu hai la boscaglia, vedi? Non è così facile capire dove inizia un cespuglio, dove finisce. Era molto più squadrato prima. Sì, Ed è una cosa buona in realtà, molto buona. infatti. Anche la morte, vedi, si è accasciato piano piano. Ma aspetta, aspetta, non me lo fa la carne. Vedi? Ah, come mai? Non lo so proprio. No, vedi, non me l'ha data. Ah, lo vedi, adesso c'è pure il ninconcina, sto vedendo tu scappa intanto. Sì. Con una manina con la sbarra sopra che ti appare ogni tanto. Nel senso ti sta dicendo, guarda, con quel coso in mano non puoi raccogliere l'oggetto. Non l'ho vista la manina. Ah, sì, vero. Dice no, hai l'oggetto sbagliato per prendere questa roba. Proviamo a costruire, dai. Ci mettiamo la base qua in spiaggia, dove vedo Megalodonte che mi fa ciao con la zampina, con la pinna. Piace. Vieni, vieni. È leggermente Piace non rifinito. mordo mica. Cioè, è più Più lavorato, cioè non... realistico, è più più realistico. realistico, sì. Se realizzassi davvero una casa in paglia avrebbe più questo effetto che quello Esatto. della vecchia, Esatto. sicuramente. Però c'è già una cosa diversa, raga. C'è la porta. Ok? C'è il muro. C'è la parete. Non c'è l'esterno della porta. Cerchiamo Ah, non ho capito così? Beh. di capire come funziona. Provo a mettere giù una porta. Non me Sai lo che... fa fare. Non me lo fa fare. Forse No, la devi devi mettere il mettere muro. Devi dentro il mettere il muro. muro. Proprio. Esatto. Raga, cos'è quella roba? Ah, è un. Ok. Hanno... Madonna. Ah, mi ha fatto cagare sotto per un attimo. Pensavo spuntasse fuoco con Ma questa. anch'io, capito? Pensavo che fosse tipo un'alfa, una roba del genere. Hanno cambiato anche gli arc. Praticamente. Sì, i beacon l'hanno fatti Più grossi. pseudo tentacolari, più grossi. È enorme sto coso. Sembra un alien, Ok, letteralmente. svanisce anche in una maniera molto più realistica. Ok,
Sì. Okay. Non sparisce a cazzo, ok, perfetto. Anche l'effetto del cerchio intorno piano piano via fa tipo... Sì, sì. Ma si sa se hanno aggiunto mob nuovi per caso? Sì, hanno messo praticamente tutti quelli che sono stati votati. No. Okay. Quindi il Rino Gattia, il Fasola Suco, il Mega Raptor. Ah, il Rino Gattia è quel bagarozzo gigante che è strano. Quell'insetto volante come andare sott'acqua. Esatto. Che... No, ma ragazzi, c'è una cosa fondamentale che dovete vedere. Cosa? La zattera. È oddio, vero. Io no, è giusto perché lui è entrato in fissa con la zattera. Oggi. Esatto, la zattera. La mappa. Guarda la mappa. Non cambia molto rispetto a prima. No, l'hanno fatto più futuristica. Diciamo, e quel simbolo tutto in basso a destra della roccia che c'è sul polso cos'è? Espa, esperienza, posso rivelare. Esperienza, ok, allora sì. Ok, l'hanno messo lì. Proviamo a vedere le porte. Allora, qua abbiamo la struttura. Ok, proviamo a mettere la porta. No, non te la fa mettere. Forse è attaccata? No, raga. Ah, quindi praticamente hanno messo tutto insieme, tra virgolette, e con cambi. Vedi? Tutto aperto oppure con sopra il... Esatto, Gaza, come su Conan, praticamente la stessa cosa. Ah, quindi col muro puoi fare tutto. Tutto. Ok. Comodo, comodo. Sì, perché non stai lì a impazzirti, oddio, devo fare quello. Fai tutti i muri, poi piazzi la roba dove vuoi tu. A sto punto sarebbe da vedere se fai i muri quelli giganti, se te ci fa mettere la porta sopra. Ah già, vero. Quelli alti almeno 4. E secondo me, a un punto proprio per quello, forse lo può anche cambiare quando già è piazzato? No, non credo. Una volta pensato, non credo. Però sì, comunque vedi come è rifinita pure la cosa della paglia. Posta pin. Subito. Vita accesso solo amministratore. Che si apre in automatico. È tutto senza mod. Tutto di base. Ora c'è raccogli, ma forse perché... Sì, perché il giocatore... No, perché è a 1000 HP. 1000 HP la porta di paglia. Come cazzo butti giù le robe in pietra? Ah, raga, scusate. Io ho un tizio di media altezza. Guardate l'altezza rispetto al muro. Sì. Questo è un muro singolo, eh. Guarda che per essere alto così prima devi fare due. Sì, vero. Ti ricordi che facevamo due per farci stare dentro l'armadio? Cazzo, sì, è vero. Se facevi uno eri pelo pelo con la testa. Guarda qua. Sì. Sì, sì, adesso sì, no, sì. Adesso più... Arrivo a metà? Adesso è un po' più alto, sì, sì. Arrivo a metà? E comunque è più realistico anche quando prendi la roba dai cespugli che mano a mano va scomparendo. Sì? Sì, sì. Non li togli di botto. Esatto. Fermi un attimo. Qui si raccoglie la fibra, vedi? Provi a colpire col piccone, si muove ma non lo tiri giù. Vediamo com'è l'animazione dell'ebola. Allora, attenzione, puoi piazzarlo, c'è lo snap, puoi piazzare direttamente al centro della... Bello, questo mi piace. Dice quanto ti dura, combustibile. E anche comunque la fiamma è un po' più realistica. Oddio, i cespuglini sono molto più alti. E una volta che entri dentro non vedi niente. Oppure sì, l'erba. Guarda, anche l'erba, guarda che mi copre completamente l'erba. Merda. Guarda. Ho visto. Stai veramente imboscato nell'erba. Sì. In PvP questo sarà un bel dito. Sarà molto bello in PvP questo. Sì. PvP è fighissimo. Soprattutto se ti metti l'armatura quella mimetica. Esatto. Con la mimetica di slide a terra in mezzo all'erba, quanti cazzo li vedono. Salve!
E la voce succede quando si muore, no, perché sono ovviamente morto apposta per farvi vedere. Allora, sì, infatti. Ti fa vedere dove sei morto. Ok. Cosa sono, quelle zone lì col dinosauro? Dove verde? Vuoi... È un... Praticamente è come prima, solo che ti dice zona verde, quella easy, quella gialla, e quella media, e quella rossa, e quella... Ah, ok. Ci hanno messo solo semplicemente il disegnino del... Dino. Vediamo come sarà l'indicatore della nostra posizione. Vero. Ah no, guarda, ti dice esattamente dove sei. 1,3 km di là. Ok, qua l'hanno fatta molto più easy. Sì. Molto più user friendly. Ma lo sai perché, secondo me, Ale? Perché tanto chi gioca adesso ad Ark, a parte chi vuole giocare nei server ufficiali, gioca con le mod. E nelle mod praticamente o ti recuperi direttamente l'inventario o comunque c'è un oggetto che tu piazzi e ti recuperi l'inventario, quindi a questo punto hanno detto sai che c'è, ti metto direttamente dove sta, quindi amen. Guarda, togli pietra nei punti che colpisci. Alleluia, ce l'abbiamo fatta Ale, anche in questo. Guarda. Sì, creano le crepe. Bello. Prima c'era veramente quella texture bruttissima. Adesso l'ho migliorata. Ale, prova a riuccidere un attimo il dodo e a vedere se riesce a prendere la carne con la accetta o... Sì. Ok. Allora era il dodo buggato. Era il dodo buggato, ok, a posto. Ok, allora... È rimasto come prima, praticamente. Come prima. Ma sei fottuto il piccone? Ma perché vengono da me? Oh! E vogliono picchiare? No, si incazzano! Mi sa di sì! Si incazzano i dodo! Guarda! Sono incazzati! Mi attaccano! Muoiono male nel farlo! Sono stupidi come mi aspetto la stupidità di dodo, è perfetto! Esatto! Se tu hai ucciso tutti i miei compagni, io comunque vengo e mi faccio uccidere, perché sì! Attenti! Non c'è la velocità! Figo. Alleluia. Quindi non ci sarà. No, Ale. È finita l'era dei bimbo micchia con 3000 di velocità che ti schizzano a destra e a sinistra mentre li uccidono. Non c'è la velocità, signori. E questa è tosta, eh. E questa è tosta. È tosta. Ma è anche più realistico. E certo. Questo. Certo. La tua velocità è quella, punto. Non è che... Cambia completamente il modo di giocare, eh? Sì. Non è neanche più il... il dino più veloce va a 145, ok, allora metto 148 così comunque riesco a scappare... Cosa che noi non abbiamo mai fatto, eh? No, mai. Rischi praticamente davvero la vita ogni centimetro che percorri a piedi. Porca troia, devi stare molto attento a dove vai. I dino diventano ancora più fondamentali. Esatto. Cioè, avere o non avere un ottero fa una differenza clamorosa. Che tu a piedi dove cazzo vai? La gamma? C'è la gamma? Tada! Non c'è manco più la gamma? Volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettavo! Riprendiamo. Ok. L'hanno messa come impostazioni, dicono. Ah. Ok, quindi meno facile switchare. Ai, non salva bene in tempo reale come l'altro. Guarda, sono rimasto... Ero a 300 kg e 120 di salute. Sono 280 ora di peso. Quindi vuol dire che sono molto indietro. No, mi ha portato dove c'è il mio corpo. Davvero? Sì. Ti hai riportato lì. Questa non l'ho capita bene, però. No, non l'ho capita neanche io. Allora, c'è stato un rollback importante. Ragazzi, crashato nuovamente. L'abbiamo notato. Oh, shit. Here we go again. Già.
È la seconda volta che capita e senza particolari sollecitazioni, quindi c'è un problema di base che va affrontato. Cioè, sto facendo una fatica enorme, veramente enorme, anche E solo a così una comunque zattera, perché tra crash e morti che sono praticamente obbligatorie. Non potendo aumentare la velocità del personaggio, mamma mia. diciamo che è in accesso anticipato e quindi hanno tutto il tempo per sistemare queste cose. Sì, io faccio bestemmiare ancora di più. Anche. Cos'è la Verd Berry, signori? Abbiamo Verd Berry, Magen Berry. Oddio, gli hanno cambiato nome No, praticamente. no, sono in più. Ci sono ancora Miglior Bacca, Narcobacca. No, 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 di più. Schiavo Hanno. Sono di più. Cosa dà? no, non so. Una comune Greenberry che puoi trovare in tanti cespugli, Che può saporita e puoi essere usare per creare. i colori. Ah, niente allora. Allora, altra cosa, perché fosse arrivato adesso, una grande differenza, c'è lo snap degli oggetti. Quindi vedete, per piazzare il fuoco io sono obbligato a metterlo al centro di un pavimento. Ah no, no, fermi, no. Di base è il centro, ma se ne metti uno, guarda, puoi farlo coincidere con lui. Ah sì, lo metti. Se prova un attimo a premere G, vedi se ti toglie lo snap. No, ok, perfetto. Aspetta, provo. Perché in G, con la G di NAC normale togli lo No, snap. no. Qui l'ultima morte, vi ricordate, dove però non trovavo il corpo. Non c'è. Meno che non ti dica, guarda, tu sei morto qui, ma in realtà non puoi recuperare la roba. Ah, il Raptor che ti dice, ah, ciao, sei tornato. No, Crash! No! Oppure i commenti Raptor di merda. Si è rotta. Ah, oh, Si shit! è Here we go rotta again, shit! la Ah, oh, here we go l'accetta. again, here we go Ma che again. rotta l'accetta? È Che è successo? crashato di Ma nuovo! no! 2 ore di gioco, 3 crash e 2 o 3 rollback. Un po' too much. Veramente un po' too much. Salve. Gli dica cosa dobbiamo alla sua presenza, salve. Volete stare un gioco e noi la regaliamo gratis? Eccolo. Certo. Ma si può giocare. Tranqui. Certo. Qui. Ale, ma 2 hours lo serve. later. Ah no, è vero perché comunque di rollback niente. Proviamo a vedere, ma vedrai che andrà a rollbackare sto stronzo e noi dovremo rifare tutto da E capo. ti riporta lì di nuovo e Sì, dice, a lo sai. 280 kg con 100 di salute. Messa alzata. Proviamo a mettere una grafica differente, ma ovviamente laggherà tutto. È giusto per vedere un istante cosa ci Era dice. esatto. Salviamo. Bravo. Impostazioni, video, preset. Epico. E addio. Noi dobbiamo aspettare. Aspettiamo. Allora, cosa cambia fondamentalmente tutto? Certo, ma soprattutto l'acqua. Vedete come l'acqua ora. Merda. L'acqua adesso lambisce, non c'è più l'acqua sotto il tronco come una linea, no? Sì, l'hanno fatto più realistica, dico. Sono gli effetti particellari. Ma a questo giro servirà a tenere la vela oppure anche su ste zattere bisogna farlo fuori? Ah, secondo me serve un cazzo, davvero. No, pure secondo me serve a cazzo. Quindi video, ho detto bassa, ombre,
passa, salva, riproviamo. Ma continua a laggare, come mai? Non è che è la zattera che lagga. Secondo me è il mare. Sì, può essere il mare. Guarda, voglio provare tutto e per tutto. Proviamo schermo intero invece che finestra senza bordi. Anche? Sì, può essere anche quello. No, lagga, lagga, spacca. Io, guardate, a uso e consumo di chi guarderà il video su YouTube per farsi un'idea, questo lag io lo sto ottenendo, sì, certo, streamando su Twitch, ma io ho una scheda del MicroStar MPG Z490 Gaming Plus, un processore Intel i9-10900 a 3,7 GHz, 32 GB di RAM a 3200 MHz, scheda video una 3070, ho tutto su SSD ovviamente, e non so che altro dire, 32 giga di RAM abbiamo detto, quindi questa è la situazione, è un computer di assoluto rispetto che mi fa giocare tranquillamente con grafica ultra tantissimi giochi e con grafica buona streamo anche giochi piuttosto recenti. Purtroppo Arc con tutto a basso non mi permette di stimare fluido e vedete appunto il risultato è questo, insomma. Non è ancora ben ottimizzato. Per chi guarda questo video tenga conto che io sto riprendendo il 26 ottobre 2023, quindi siamo al day one. Poi tante cose sicuramente miglioreranno, però per tutti quelli che appena uscito il gioco si chiedono ma varrà la pena acquistarlo o meno, è anche giusto farvi vedere queste cose. Se noi ora andassimo invece a lasciare la zattera per tornare sulla terraferma, beh, sarebbe tutto un po' diverso. Sono sicuro che pian piano inizierebbe a laggare meno. Un'altra cosa che mi ha fatto storcere il naso è che manca il DLSS, che potrebbe boostare ottimamente gli FPS, e non l'hanno messo. Conclusioni su Arc Ascended in questo day one. È stato fatto un restyling principalmente grafico, ma c'è stato un restyling piuttosto importante anche dal punto di vista audio, quindi tutti quelli che sono gli effetti sonori dei dinosauri sono cambiati. Il restyling video non è legato solo a un miglioramento di risoluzione, cioè di grafica dell'elemento, ma proprio anche le animazioni sono state modificate. Quando ad esempio noi colpiamo la pietra con un piccone, vediamo staccarsi delle parti lì dove abbiamo colpito, ma anche il momento in cui si esaurisce la vena che stiamo estraendo porta a non all'esplosione della pietra irrealistica con il materiale roccioso che andava dappertutto, ma una sorta di implosione al momento della rottura, che per quanto non sia realistica è sicuramente più accettabile. Qualche meccanica è cambiata, per esempio ora non potete più velocizzare il vostro giocatore, non c'è la velocità tra le skill che dove potete mettere punti caratteristica, e questa è una cosa piuttosto importante. Cambiato qualcosa negli snap, quando siamo andati ad esempio a mettere il fuoco da campo all'interno della casa, lo voleva mettere necessariamente al centro del quadrante di pavimento. Una volta messo l'oggetto, allora potevamo metterne un altro accanto a lui e quindi andare a snappare tra i due pavimenti, ma solo dopo. Altre modifiche ce n'è di ogni tipo. Vi faccio solo qualche esempio. Le pareti delle case. Quando mettete la parete, l'altezza della stessa è molto maggiore. Prima, per fare in modo che il soffitto fosse sensibilmente più alto di voi come personaggio, dovete mettere due muri, ora ne basta uno. Poi adesso, quando andate a mettere il muro, potete decidere con un tasto, oltre al tasto per ruotarlo, il tasto per decidere come deve apparire. Deve essere un muro completo, deve essere un muro che ha nel centro
lo spazio per la porta fino, insomma, verticalmente fino in fondo, oppure deve essere una sorta di arco. Lo scegliete nel momento in cui piazzate il muro, quindi non c'è più l'elemento del, diciamo, delle parti esterne alla porta, ok? No, c'è un muro che eventualmente decidi di rendere quella cosa lì, quindi un elemento di meno. Che altro dire per il resto, Fla? Dell'erba, dei cespugli che comunque, bravo, sono molto più alti e quindi è anche facile magari in PvP nascondersi tra l'erba, e comunque ti dà quella sensazione del oh cazzo, non vedo cosa è intorno a me, quindi non so in realtà se c'è o meno un dino che mi ucciderà entro 3 secondi. Vero. Giocando Ark Ascended, la prima cosa che noterete, anche se siete giocatori esperti di Ark, è che gli elementi non sono così definiti come l'erano nell'uno. Cioè la rielaborazione grafica ha portato a un paesaggio più omogeneo, quindi se trovate una serie di cespugli, la zona tra cespugli e albero è tutto fuso come sarebbe nella realtà, e questo vi dà un leggero senso di smarrimento all'inizio, oltre ovviamente alla rielaborazione grafica e restyling dell'inventario e di vari pannelli grafici, no, di interfaccia, che all'inizio vi lasceranno un po' così. Ad esempio la mappa è un po' più futuristica, abbiamo visto nei suoi elementi. Per il resto il gioco è quello. Poi ci sono delle altre cose che non abbiamo avuto tempo ancora di vedere, come i baby. Vedrete che ci sono i dinosauri cuccioli. La nostra teoria su questo, dato che i leak dicono che per tamare il piccolo bisogna prima uccidere i genitori, quindi no, piuttosto complicato, giusto? L'idea è che probabilmente lo si faccia per un imprinting, potrebbe dare un imprinting maggiore andare a tamare il piccolo invece che l'adulto, no? Perché giustamente da cucciolo avete più modo di entrare in sintonia. Però non siamo riusciti a provarlo. Perché non siamo riusciti a provarlo? Perché purtroppo ha crashato varie volte, si è rallentato drammaticamente altre volte, vi sono stati dei rollback importanti. E al di là del discorso salva o non salva nel giocatore singolo, non parliamo nemmeno di cosa è stato provare, non ci siamo riusciti a provare a entrare in un server pubblico, non c'era verso, tutti pieni, quelli non pieni erano, abbiamo trovato dei server asiatici, il ping più basso era 86, abbiamo trovato 86, poi direttamente 114, ma non riuscivamo a entrare anche in quei server che avevano solo 20 persone su 70. Questo è dovuto probabilmente al fatto che i server in questo momento sono molto sollecitati, essendo il day one. Però ecco, chi compra adesso il gioco sappia che richiede un PC molto performante per funzionare estremamente bene, che soffrirà di rallentamenti, che sarà soggetto a crash, che farà fatica a giocare online. Ovviamente, come sempre in questi casi, ci sarà una leggera, purtroppo temo, perché Ark non è famoso per ottimizzazione, una leggera ottimizzazione nei prossimi giorni. Ci sarà sicuramente un potenziamento dei server, sicuro, nei prossimi giorni, va sempre così, e quindi un po' dei problemi che vi ho spiegato verranno meno. Quindi la vera domanda che faccio a tutti voi, voglio una risposta secca, è: Ark Ascended, oggi 26 ottobre 2023, vale 40 euro, Flavio? No, attualmente no. Attualmente no. Antonio? No. Red? Io che non sono un appassionato di Ark non li spenderei. Isma? Secondo me no, sincero. E un altro appassionato, grande appassionato di Ark come Pallante, cosa dice? Vale 40 euro? Al momento no. Al momento no. Domanda per Flavio e Pallante, che sono molto esperti del gioco. Se non ci fossero più problemi legati al gioco online, ai crash e rallentamenti, varrebbe 40 euro? Decisamente sì. Potrebbe.
Guarda, io ti dico, Ale, giocandoci tuttora all'uno ci stanno veramente tante differenze, anche minime, capito? Anche la minima stronzata, però con facendo un raffronto con i prezzi dei giochi attuali, 40 euro per un gioco sistemato che non crasha, che comunque sì, ok, magari la ghicchia perché non ho ottimizzato bene, ci stanno tutti, perché il minimo dei giochi nuovi sono 70-80 euro. Ok, quindi, chiaro. Quindi per me ci sarebbe. Poi c'è anche da dire una cosa, il nostro giudizio è da persone che Ark ce l'hanno. Quindi, avendo Ark e sapendo che nel 2025 avremo Ark 2, vale la pena spendere 40 euro per Ark Ascended? Perché questa è la domanda completa. È ovvio che se non avete Ark e vi piace il genere, vale la pena spendere 40 euro per Ark Ascended. È ovvio. Come non è affatto ovvio che ne possa valere la pena, per esempio, se a voi non piace giocare online. Cioè, se vi interessa solo il single player, ok? Perché qual è il problema? Correggetemi se sbaglio, che al momento i server pubblici non ci sono più per Ark. Poi li chiuderanno appena uscirà ufficialmente il gioco. Per no, i pubblici non ci sono. Ah, non ci sono più. Okay. I dedicati ci sono ancora, ma potrebbero non esserci a breve. Quindi a quel punto, se ti piace l'online, non puoi più farlo su Ark 1. E quello è il discorso. Parlo di Ark 1 per distinguerlo dall'Ascended. E Ark e basta. Però se vi piace il single player e non vi secca tanto avere quella grafica comunque un pochino più vecchia, o ancora non avete un computer estremamente performante, secondo me 40 euro qua non vanno spesi, personalmente. Sai cosa Ale ti fa dire anche un minimo che vale la pena per i 40 euro? Vai. Il fatto che è stato più volte sottolineato che in Ascendant faranno uscire tutti i DLC di Ark gratuitamente, mentre su Ark tutti i DLC li compravi. Ma se tu hai già Ark e hai già comprato tutti i DLC, capito qual è il discorso? Cioè, abbiamo già detto. Io che ho tutto Ark. No. Tutto. Ma aspetta, cioè, se tu non hai Ark, questo gioco merita. Io 40 euro gli metterei subito. Il discorso è: se io ho Ark e ho già i DLC, vale la pena spendere 40 per questo? Oggi no. No, anche perché al momento, cioè, questo è il mio parere, Ark Ascendant è: diamo un contentino ai fan per diciamo tenerceli legati fino all'uscita di Ark 2. Sì, il problema è quello, è se io sono una persona che gioca solo ad Ark per giocare online, ok, e dico è solo negli official, perché a me i dedicati quando non mi piacciono voglio giocare nell'official sold style. Ok, sono obbligato a comprarlo, certo. Sì, va bene, ragazzuoli. Quindi questo video termina qui, o questa live. Se state seguendo su Twitch, ricordo gli appuntamenti. Ovviamente sul canale Twitch, periodicamente tutti i best of, le sintesi di quello che viene su Twitch per quanto riguarda la ludoscoperta. La ludoscoperta su Twitch, quindi twitch.tv/progettogaming, è ogni giorno da lunedì a venerdì alle ore 16. A breve proveremo altri titoli, adesso ci organizziamo tra di noi e li proveremo, ma vi riporteremo anche dei titoli che su YouTube non avete ancora visto, ma su Twitch sì, come Vampire The Masquerade Bloodhound, che era molto molto simpatico, Blazing Sails, eccetera eccetera eccetera.